Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Allora, oggi è il. Sto guardando su che c'è il calendario lì appeso, la testa tagliata, meglio di così, non si può. Stavo dicendo che oggi è il giovedì 3 dicembre, forse da domani. Anzi, devo sentire ancora il DPCM nuovo che dice. E forse da domani ci lascia un po' più liberi. Ah, colazione tam chiacchiericcio oggi. Guarda che fumante. Vabbè, sono appena svegliata, si vede. Veramente da mezz'ora che giro per casa, però. Volevo dire, niente, oggi chiacchiericcio time, no, colazione chiacchiericcio, no, aspetta, com'è che era? Colazione time chiacchiericcio, no, vabbè, non ce la posso fare. Mi cominciano a sentirsi, anzi questo fra 10 giorni, giusto 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 fra 13, 13 fra 10 giorni è il mio compleanno. Tanti auguri Tamara, grazie. E niente, avanziamo di un anno. Ah, io ho la mia solita fettina di pane integrale, il mio latte qua che bollente. Troppo, boh, non lo so, cosa gli hai messo? Vabbè. Lasciamolo un attimo stare. Allora, ascoltami a me, io adesso mi taglio metà la fettina. Ah, dobbiamo fare anche la foto di copertina, mamma, cosa faccio? Eccoci. Allora, no, guardo la telecamera e meglio. No, ma non è fatta apposta sta foto. Vabbè, dai. Allora, abbiamo mele e cannella, che è una delle mie marmellate preferite, neanche te lo sto a dire. Anzi, mela, pinola e cannella. C'è buonissima, questa l'ho presa all'Iper di Brembate. Buonissima, ragazzi. Mentre sull'altra parte ci mettiamo oggi ciliegie, eccola qua, buona anche questa, bio, 100% frutta, buona, 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 buona. Allora, oggi perché ho voluto fare sto chiacchiere? A parte che è da una vita e mezza che non facciamo due chiacchiere, che l'ultimo chiacchiericcio non so quando l'ho fatto, però forse era ancora estate, non lo so. Niente, volevo parlare con voi, che io ci sono rimasta sinceramente, no? Io non voglio parlare male di nessuno, perché il mio motto, comunque uno dei miei motti è chi fa da sé fa per tre, vabbè, quello è il principale, però non fare agli altri quello che non vorresti essere sia fatto a te, in cui non voglio parlare di niente, però tu fai il video, io lo guardo e mi viene da dire qualcosa, no? Allora, ho visto il video della Nicole che seguo, non tutti i suoi video, però lei mi piace, è una persona molto positiva, per questo che mi piace tanto. E la Nicole Yussel, non so se qualcuno di voi anche la segue. E ho visto uno dei suoi ultimi video dove diceva quanto guadagnava. Io ci sono rimasta, raga, cioè, ma veramente fai? Aspetta che intanto sì, l'addolciamo un po' perché è un po' troppo amaro sto latte e caffè. Wow. Cioè, raga, io ci sono rimasta. Allora, pensavo sicuramente che prendesse bene. Per carità, con tutte le cose lussuose che si compra. Anche una borsa Chanel, ma io non pensavo che costasse 5.000 euro. Ci sono rimasto, cioè proprio da lì capisci che io non mi sono mai avvicinata a un negozio Chanel, ma non ci sono passata neanche mai davanti, penso. E dici, Tamara, dove vai allora se non sei mai passata? Non lo so, cioè no, da quelle parti lì mai. Anche perché nel centro commerciale dove vado io
Non c'è negozio Chanel. C'è sicuramente a Milano, ma chi ci va a Milano? Poi adesso con la pandemia. Ma sì, ci sarò anche passata, ma non mi sono mai soffermata, non ci sono mai, boh. 5.000 euro una borsa. No, io ci sono rimasta proprio, raga. Cioè, proprio sono dei livelli che io non ci potrò mai arrivare. Ma neanche se... Boh, comunque, il ragionamento che volevo fare è un altro. Scusate, sto mangiando la bocca piena. Sto a parlare. Sì, no, non ce la posso fare stamattina. Sto parlando con la bocca piena, scusate. Allora, ti stavo dicendo che ci sono rimasta, no? Perché dici, porca miseria, va bene, con YouTube sicuramente guadagni bene, per carità. Ma si capiva, cioè, voglio dire, guarda che casa, solo lei. E va bene. Fai la YouTuber da tanti anni, sì, vabbè, ma pure io dal 2013 mi sembra che ho aperto il canale, ancora là sto pedite. Stavo pensando, no? Dici, ma pensavo che guadagnassi bene, ma non pensavo così tanto, devo dirti la verità. euro al mese, mamma mia, ragazzi, è tantissimo. Cioè, ma veramente, veramente tanto. E poi ti chiedi, ma è chiaro che poi uno vuole fare l'influencer, la YouTuber, cioè, ma è chiaro, scusami, ci sei tu, per esempio, una delle tante, io vedo a te, e ti viene da dire, porca miseria, vorrei guadagnarli pure io quei soldi, niente da dire a te, ma vorrei pure guadagnarli pure io quei soldi lì. E allora dici, vorrei farlo YouTuber, ma non è tanto semplice. Oppure vorrei fare l'influencer, ma non è tanto semplice nemmeno quello. Cioè, sembrano facili, che poi alla fine... Cos'è che fa la Nicola? Fa l'influencer. Ti influenza, capito? Ti influenza, compra questo, quello e quell'altro. E stavo dicendo, e ti viene da dire, voglio fare anche io lo YouTuber. Però, raga, quello con la mela e cannella. No, cioè non è che dall'oggi al domani diventi influencer, pure lei ci ha messo parecchi anni e diventa influencer, non è che lei è diventata dall'oggi al domani, ma cioè 20.000 euro, scusate, 20.000 euro al mese, ma io non so, boh, non so, raga, boh, per me è proprio, sai, un'utopia, cioè una roba. Ma neanche me lo potevo mai immaginare una roba del genere. Ma che sì, stavo dicendo, pensavo ne guadagnasse tante, ma non pensavo mai così tante. In più ha detto pure che a Natale ne guadagna pure di più, cioè a dicembre, guarda, qua c'è ancora la mia botta. A dicembre guadagna pure di più. Un po' tutti guadagniamo di più a dicembre, pure io e i mercatini guadagno di più a dicembre che in tutto il resto dell'anno, per dirti. Ma perché sai, quello deve fare il regalino, poi fai i mercatini di Natale, voglio dire, investi un po' di più, anche perché i mercatini di Natale costano di più dei mercatini dell'anno, ovvio. Scusate. Cioè... I mercatini che fai durante l'anno, sì, però quelli del Natale costano di più, cioè dove vai, vai, costano di più, cioè dalle 80 alle 100 euro partecipare un giorno. Per cui è chiaro che porti a casa anche di più se ti va bene la giornata, perché l'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto tanti fine settimana di pioggia, non sono andate questo granché bene. Poi l'anno prima che ci sono state delle belle giornate, abbiamo lavorato bene. Per cui a Natale un po' tutti si lavora di più. Perché si spende anche di più, no? Beh, io per esempio tutti i regali che faccio ai miei a Natale, tutti insieme, non li faccio durante l'anno. Sì, c'hanno il compleanno, ma ce l'hanno suddiviso in vari mesi, no? E poi ti dici,
che vuoi fare l'influencer, ma per forza che vuoi fare l'influencer, scusami, ma un ragazzino che vede una roba del genere, ma non c'è bisogno neanche che sei ragazzino, anche che sei grande, scusami, ti viene da dire allora faccio un canale YouTube pure io, allora vuoi fare l'influencer pure io, scusami, E la mia domanda è, e chi fa l'operaio dopo? Se tutti vogliono fare l'influencer, prima volevano fare tutte le veline, i calciatori, veline, ma vogliono fare tutti gli youtuber influencer, mamma, dagli torto, cioè scusami, dagli torto, dai, non le posso dar torto, io direi provaci, però ragazzi la strada è lunga per arrivare a quei livelli, poi adesso che appunto lo vogliono fare tutti, la concorrenza è più spietata, tra virgolette. Perché se prima erano, che ne so, in quattro gatti, adesso sono 400.000 gatti, voglio dire. Comunque, io volevo parlare anche, ma a parte che ho quasi finito in faculazione, di chi farà l'operaio dopo? Cioè, tutti vogliono fare l'influencer, chi fa l'operaio? Perché serve pure l'operaio, serve. Cioè, i pacchettini che gli arrivano alla Nicole, no? Col rossetto, questo dentro, la cipria e tutto quello che è. Qualcuno l'avrà messo dentro. Quello lo fa l'operaio. Io ne so qualcosa perché anche l'ho fatto. E vi dirò di più. Io ho fatto l'operaio per tanti anni. Ma tanti, tanti, tanti. Però c'erano dei lavori che erano veramente bellissimi. Tipo alla Sofar, che sicuramente avrete visto anche la pubblicità, perché hanno fatto la pubblicità del Sofar, Sofar Gel forse era, in pubblicità ogni tanto danno la pubblicità del Sofar Gel, dove ho conosciuto Marco, per cui si parla del 2000, però ragazzi era bellissimo quel lavoro, cioè io veramente, ma era anche l'ambiente che era bello. Anche, ma io sono stata in due ditte farmaceutiche a lavorare. Nella prima era la Sofar e sono stata veramente da Dio. Le colleghe ci andavo d'accordissimo. Poi eravamo il nostro gruppetto. Non avevi a che fare con tutte le donne della ditta, ma avevi il tuo gruppetto perché lavoravi sempre con loro. E io avevo questo gruppetto di 6 donne, eravamo. Ci trovavamo proprio veramente bene. E facevamo la lavanda, avevamo il nostro macchinario con la, e avevamo le cisterne di lavanda che la macchina risucchiava, faceva passare dentro e le metteva nella bottiglietta della lavanda. Tu prendevi, dovevi controllare la macchina, prendevi la macchina le chiudeva anche, c'era quella che metteva il tappino, la macchina le chiudeva. Poi lei le mandava avanti la macchina, tu le prendevi a tre e le mettevi nella scatoletta. Allora, eravamo in 6, c'era quella e avevamo tutti i compiti belli divisi. Senti qua che bello. Allora, c'era la macchina che prendeva sta lavanda, la faceva passare dentro il macchinario, la metteva nella bottiglietta. La bottiglietta c'era quella dall'altra parte che metteva il tappino su ogni bottiglia, cioè arrivava la bottiglietta, metteva il tappino, la macchina lo chiudeva e andava avanti la bottiglietta. Poi c'era questa di qua che formava la scatoletta e gliela passava quella di fianco sulla scatoletta con dentro il bigliettino delle istruzioni. Poi c'era quella di fianco che prendeva le 3 bottigliette con la scatoletta e metteva le 3 bottigliette, la chiudeva, la passava a quella davanti prendeva le scatole chiuse, le metteva nello scatolone e le passava a un'altra, quest'altra prendeva lo scatolone, lo chiudeva e lo metteva sul bancale. Poi c'era la sesta, queste sono una dei tappi, una delle scatole, quella che metteva dentro le bottiglie sono 3, quella che prendeva le scatole e metteva nella scatola grande, 4, 5, quella che preparava il bancale. Poi c'era la sesta che invece era il jolly, che portava le cose a tutti. Per esempio, quella che finiva i tappi, guarda, mi servono i tappi! Tipo se c'ero io là, i tappi! Arrivavano i tappi. E scatole!
Baldoria, praticamente sta di Baldoria. E niente, si faceva ogni ora a giro, per cui 8 ore a te te volavano, ti volavano, ogni ora facevi una cosa diversa, cioè, ma guarda che era veramente organizzato bene là dentro, non ti annoiavi, chiacchieravi tutto il tempo a bassa voce, perché poi passava il capo ogni tanto di, oh, ma state a lavorare, certo che stiamo a lavorare, non avevi la macchina che va, che poi alla fine contavi anche tutte quelle che avevi fatto durante la giornata, non ti potevano dire niente perché i risultati erano sempre alti, per cui anche se parlo ma le mani vanno, cioè voglio dire, siamo donne, riusciamo a fare 2, 3, 4, 70 cose insieme, te lo dico io che riusciamo a farle, perché loro non, cioè magari il capo è maschio, passa e dice, ma come fate a lavorare se state a chiacchierare? Ma tu non ti preoccupare, tu ti preoccupi troppo. Infatti i numeri erano alti e loro non se le spiegavano, perché non ce la fanno ad arrivarci, capito? Però il problema è loro, voglio dire, comunque era bellissimo, ragazzi. Poi quando c'erano le macchine che magari avevano problemi grandi, no? Che non andavano, poi lì c'era proprio baldoria. Nel senso che, Tamara, stamattina la macchina non va, che facciamo? Andiamo di là a impasticare le pastiglie. Cosa vuol dire impasticare le pastiglie? Aspetta che bevo un goccio. Che bello che era, raga, no? io veramente, peccato che durava poco, e praticamente andavamo di là in un'altra stanza quando la macchina non andava, perché magari ci si metteva troppo, tu perdevi troppo tempo, cioè c'hai lì 6 donne che non stanno facendo niente, non va bene, allora ti prendi, fa, dai, andiamo di là a impasticare. In pasticare ci andavano le persone con problemi, per esempio quella che non riesce tanto a stare in piedi, quella che c'è il problema alle braccia, quella che magari è incinta, insomma un lavoro molto leggero, che però era bello appunto perché era leggero. Allora, aspetta, e andavamo in questo salone gigante, arrivavamo, c'era sto tavolone gigante con tutte le seggiole, 12, 15, 20 seggiole intorno a tutto sto tavolone gigante, praticamente c'erano gli scatoloni infiniti di pasticche, proprio di blister delle pasticche, tu rovesciavi questo scatolone del blister sul tavolo, una montagna di blister, di una montagna che non vedevi più, neanche quello che lavorava di fronte a te non la vedevi più per la montagna di blister che c'erano. E praticamente cosa facevamo? Ci montavamo la scatoletta, prendevamo il blister, poi qua di fianco avevi le tue istruzioni che andavano dentro, perché non puoi mettere dentro le istruzioni, tutte le cose della medicina, insomma, no? Ma non mi viene il nome, ragazzi, comunque avete capito. Metti dentro, chiudi, ti fai la tua scatoletta. Oh, ragazzi, 8 ore così? Cioè, ma tu hai presente che libidine? No, forse non ce l'hai presente che libidine era questa. E chiacchieravi, capito? E poi ti raccontavano di tutto di più, eh. Una mi aveva raccontato una volta che io a mia sorella non ci parlo più. Faccio, perché non ci parli più con tua sorella? Perché praticamente il marito si era invaghito della sorella. Madonna, tragedia greca in quella casa. Faccio, ma come? Che poi se parla, raga, ma questa qui non è che gliel'aveva detta a tutti. A me me l'aveva detto. E praticamente il marito si era innamorato della sorella. E lei se l'era presa talmente tanto con la sorella, non col marito, con la sorella se l'era presa, e che non ci parlava più. E vabbè. Poi un'altra invece si era scoperto che se la faceva con un meccanico. Perché parli a bassa voce? C'è nessuno qua. Però essendo che è una cosa un po', capito, che non è tanto bellina, praticamente l'hanno scoperta con un meccanico, sì, perché lì dentro in quella ditta lì c'erano anche i meccanici che facevano, ce n'erano una decina di meccanici che sistemavano tutte le macchine, per esempio si sfasciava la lavanda, c'era quello, il meccanico apposta che veniva a sistemare la macchina della lavanda, poi c'era quello del bialcol, c'era quello dei blister, c'era quello, ce n'erano di macchine, ho fatto anche il foil, sei foil per le bruciature, mamma quando era bello fare il foil, no, poi vi racconto pure fare il foil, cos'era fare il foil, bellissimo, il Sofargen, che sono stata lì fino alle, ho fatto il turno di notte quella volta lì,
Mamma, fare il soffarge? No, ragazzi, non ve lo sto neanche a dire. Che bello che era. L'unica cosa brutta è che era di notte. Praticamente cominciava alle 10. L'ho fatta per una settimana. Una settimana sì, una settimana no, una settimana sì, una settimana no. Insomma, l'ho fatta per 2 settimane, non tantissimo. E praticamente avevano una richiesta esagerata di questo Sofargen e si doveva lavorare oltre che il giorno anche la notte. E mi hanno chiesto, ma ti andrebbe? Certo, che dico di no, pagano pure di più la notte, ma secondo te? Ma cosa devo fare? No, non ti preoccupare. Va bene, non mi preoccupo, arrivi lì alle 10. Ah, ma ti stavo a dire quell'altro del meccanico. Praticamente c'erano questi qua, i meccanici, 10 meccanici che sistemavano le macchine e questa qui si era imboscata in uno stanzino dove ci sono le scope, il mocio, perché ecco, se c'è una cosa che bisogna fare nelle ditte farmacologiche, pulisci praticamente dalla mattina alla sera, indo sporchi, indo passi, indo vai, tu la sera devi pulire. Ma pulire, 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 non pulire, ma hai capito? E praticamente c'erano tanti questi stanzini con dentro il mocio, detersivi, di più di. E praticamente una è andata lì ad aprire e l'ha neanche a dire. Vabbè, andiamo avanti. E insomma, stavamo a dire, che stavamo a dire? Ah, il Sofargen, mamma, il Sofargen. Allora, alle 10, ero una che andava a letto abbastanza presto. Farmi fare tutta la notte è stata un po' dura, però dalle 10 poi mi sembra che a mezzanotte o alle 11 e mezza avevamo una pausa di mezz'oretta per riprenderti un attimo, fammi prendere un cafferino perché sennò qua mi addormo, cioè scusami, eravamo in 3 gatti, quella che era dentro nella macchina a controllare la macchina, io fuori che ricevevo il Sofargen. E poi forse un altro che era in magazzino che ti portava, in 3 eravamo, forse 4. E mamma, quanto era bello! Io ho il mio tavolino, bellino. Io da sempre piazzata, sto. E c'era sta cremina, praticamente non era la crema quella grossa che poi tu vai a comprare, erano i campioncini, capito? Erano i campioncini, arrivavano questi campioncini e tu li dovevi mettere a posto. Questo era dove dovevi fare. Pensa tu che cosa dovevi fare? Niente praticamente. Infatti, quando mi capitavano questi lavori, raga, perché ne ho fatti anche di quelli faticosi, mo ti sto dicendo quelli più belli perché sono più belli, ma ne ho fatti anche di quelli faticosi, ma non ne voglio parlare di quelli perché scansiamoli, perché appunto sono faticosi. Tipo alzare bialcol, non so se ce l'hai presente, le bottiglioni di bialcol, le scatoloni da 12 e metterli sul bancale, fare il bancale, vabbè, lasciamo stare. Però anche lì al bialcol, che non ci voleva andare nessuno, poi ho scoperto perché non ci voleva andare nessuno, perché appunto era faticoso, mi hanno detto, Tamara, devi andare a bialcol. E va bene, cioè con la cooperativa non puoi dir di no. Cioè devi andare, chiaro. E poi i lavoretti, diciamo, un po' più brutti li fai fare a quelli della cooperativa, sicuramente non a te che sei fissa lì magari da 10, 15, ma anche da 2 anni. Chiaro. Vai. Al bialcol ho trovato questo gruppetto di signore. Erano in 4. La quinta poi sono arrivata io. E abbiamo fatto amicizia, raga. È stato proprio bello anche con quelle signore lì. Erano anche di una certa età, devo dirti la verità. Ce n'erano 3 che erano lì per la pensione. Poi ce n'era una che era molto più giovane, però un po' più grande di me. Sto parlando sempre dell'anno 2000, E poi sono arrivata io. Ah, ciao, mi hanno detto che tu sei brava. Che te l'ha detto? Capo, sì, che poi mi ha lasciato a casa, hai capito? Il capo, l'ultimo giorno che mi ha detto, era prima delle vacanze, mi ha detto purtroppo devo scegliere chi tenere, mi dispiace ma lei non la posso tenere. Ma perché, scusami, se andavo bene, perché non mi hai tenuto? Punto di domanda, non lo so. Boh. Vabbè, questa cosa qui, un anno e mezzo sono stata là. Non capisco perché mi ha lasciato a casa, sinceramente, non capisco proprio. Poi mi disse anche, mi dispiace, capito? Ma ha fatto pure i complimenti perché lei ha lavorato bene, è sempre stata
Brava, ma io la devo lasciare a campo. Perché? Non ha senso. Vabbè, comunque. Ma poi da lì sono andata in un'altra ditta ancora più bella. E poi ti spiego, magari la prossima volta. Però vedi, la ruota gira e gira, sembra che ti va male, però invece poi alla fine non va male. Perché nella sofa, bellissimo, è stato un periodo veramente bello. Bello, 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 bello. Ma poi le donne con cui lavoravi erano proprio spensierate, non come alla Biologici Italia, Serpero al tempo si chiamava quando ci ho lavorato io, mamma, erano tutte delle carogne, mamma mia, era veramente un covo di vipere quello lì, infatti me ne sono andata per questo, da lì. E, però il lavoro era bello anche là. Ma le donne erano insopportabili, ragazzi, erano insopportabili, mamma mia, una peggio dell'altra. Invece alla Sofar c'era proprio un bel gruppo di donne, mamma mia, eravamo alla fine, una ventina, una trentina, ma andavamo tutte d'accordo. Ma sai perché, secondo me? Perché il lavoro era talmente messo giù bene. Era talmente organizzato bene il lavoro che tu, donna, anche se magari dopo 8 ore sei stanca, perché è chiaro, però non sei stressata, non sei nervosa, non sei, perché il lavoro è talmente organizzato bene che tu non ti puoi né arrabbiare né prendertela con nessuno e stai tranquilla perché come c'è un problema viene risolto. Cioè, proprio, è vero, poi ci sono dei lavori più pesanti e quelli meno pesanti, tipo il bialcol era pesante, però come si erano organizzate queste 5 donne? Praticamente io sono arrivata lì che non sapevo cosa dovevo fare, beh, ovviamente a me mi hanno lasciato a fondo linea, quando dove arrivano i bottiglioni devi fare gli scatoloni e metterli sul bancale. Quando il primo giorno poi ho finito di fare la mia giornata, mi hanno detto, Tamara, sei più brava di un uomo. Testo di tutto, testo di. No, perché scorsa settimana avevamo un ragazzo qua, l'abbiamo mandato via dopo neanche 3 ore. E perché il lavoro più, cioè, più pesante teoricamente lo fai fare a un uomo, no? Devi prendere gli scatoloni tutto il giorno, devi fare il bancale, lo devi reggere, reggiare con la pellicola. Adesso non so se voi capite cosa vi sto dicendo. Poi prendi il traspale, te lo porti via in magazzino, cioè sono lavori da uomo quelli. Però essendo che io arrivo già, che ne avevo già fatti di questi lavori, a voglia. E niente, a parte il peso delle scatole, per il resto si andava bene, no? Però queste donne, come si erano organizzate anche loro? Si erano organizzate, lì si lavorava fino alle 5, si erano organizzate talmente bene anche loro, inter loro, perché loro lavoravano sempre e solo lì, per cui quello era il loro reparto, lo gestivano loro. Erano i loro i capi praticamente. Sì, il capo arrivava, diceva quanto ne avete fatti oggi? A posto. Loro avevano la loro tabella. Tu una volta che fai il numero che loro richiedono, che il capoccia richiede, basta, in grazia di Dio. Se poi lo fai in 2 ore o lo fai in un'ora per dirti, basta, è finito. Cioè, hai capito? E loro si erano organizzate così, talmente bene anche queste 5 donne, che loro finivano il loro lavoro alle 3, 3:30 massimo. 3, 3:30, poi si andava nello stanzino e si chiacchierava, stava lì così, nel mentre che facevamo la pausa, ma la pausa durava, capito? Durava, perché appunto avevano finito il loro, ma aspetta che abbia un altro goccio. Freddo, mamma mia, zitto, vai via. E io non me lo, ma non facciamo più niente? E no, non c'è più niente da fare. Come? Cioè, ma la libidine, raga, ti dico, alle 3 avevo già finito di lavorare, non ho pagato fino alle 5. Ma perché? Sempre per lo stesso motivo, erano organizzate talmente bene che loro il loro lavoro lo finivano prima del tempo e si tenevano loro un'oretta finale, che magari scoppi un po' in giro, pulisci, fai le. Perché poi lì il bialcol non è che. Sì, c'era la macchina, però la macchina era solo confezionamento, non era come la lavanda che era tutto,
diciamo, più pulito. Lì era una specie di magazzino perché era solo riempimento, capito? Cioè era solo confezionamento del bialcol, per cui scialla proprio. E una volta che hai fatto pulito, sì, un po' la macchina, pulito sotto un po' di scatolotti, messo via, basta, cioè voglio dire, bello, bello, bello. Invece foil, no, no, mo si fa 30 minuti di... Tamara, ma non c'è da fare, sì, effettivamente avrei da fare, ma mi sto divertendo. Allora, praticamente foil, no, vabbè ragazzi, foil era qualcosa di incredibile. Praticamente c'era la macchina, solito, la macchina è la capa di tutto. E noi ci giriamo intorno a sta macchina. Allora, c'era quella all'inizio della macchina, vedete la mia mano, all'inizio della macchina, che praticamente metteva il tappino, aveva la mascherina, i guanti e forse anche il coso del proteggiocchi, una roba del genere. Stava seduta lì, infatti lì mi hanno messo poche volte a me, perché ero della cooperativa. Ci andavano di più le donne della ditta. Allora, ti mettevi lì con i tuoi guantini, c'avevi il tuo scatolotto e mettevi questi tappi, ma non era proprio il tappino quello che schiacci spray. E il tappino quello che viene prima, quello a contatto proprio con la soluzione che c'è dentro all'interno del foil, capito? Per cui bisognava stare un attimo. Metti sto coso, la macchina lo sigilla, lo chiude, gira e va sul rullo. Ah, sul rullo arrivo io! Io ero lì, il mio bello scatolotto, lo dico, il mio bello scatolotto, anche lì c'era quella al jolly, ho finito i tappi! E arrivava con i tappi, il scatolotto dei tappi nuovo. Praticamente prendevi il tuo tappi. Mamma ragazzi, voi non potete capire che cos'era quel lavoro. Era una libidine, però. Prendevi il tappino, quello lì che schiacci, che fa uscire proprio il tappino, quello dello spray, e glielo mettevi sopra. E la bottiglietta passava. Sì, ma la bottiglietta non è che passava a 100 all'ora. No, 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 cara mia, perché eravamo noi che mettavamo la velocità alla macchina. Tu sei sempre lì, se facevi i tuoi, come si dice, i tuoi, non lo so, adesso sparo 20.000, ma tu lo devi fare 20.000, una volta che fai 20.000 loro sono a posto, per cui tu la fai andare piano, la fai andare veloce, a loro non gli importa, tu basta che fai quella produzione al giorno. Per cui queste bottigliette passavano, e tu tic, arriva là. Ti dico, e ogni ora cambiavi anche qua, solo che lì nella prima postazione c'erano solo quelle della ditta che cambiavano. Una volta forse mi hanno messa a me, una volta. Mentre le altre tre postazioni che facevamo a giro noi della cooperativa, ma capirai, cioè voglio dire, tappino, voglio dire, era la postazione più bella quella del tappino. La seconda postazione, un po' meno bella, però se può fa, praticamente sai che il foil c'è, cioè il tappo blu grosso, ecco, arrivava la bottiglina, quella dove io avevo messo il tappino bianco, arriva, tacchete, poi c'era lo scalino perché deve essere più alta della la macchina e metti il tappino blu, tac, per cui devi fare un po' più di forza, capirai, voglio dire, e metti i tappini blu, cioè. Questa, e poi c'era l'ultima postazione in fondo, che era dove arrivavano i foil già chiusi con la bottiglietta, con il tappo blu. Tu li prendevi, li mettevi nello scatolotto, mi sembra che ce ne stavano 12, 16, ma non mi ricordo. Li mettevi nello scatolotto, passavi avanti, poi c'era quella all'ultimo che faceva sempre il bancale, che ti capitava anche a te di fare il bancale, cioè voglio dire. Ma arrivano le scatole, chiudi con lo scotch e metti sul bancaccio, voglio dire, è tutto fattibile. Poi per un'ora lo puoi fare, capisci? Un'ora, un'ora questo, un'ora quella, un'ora quella. Le giornate volavano. Ti dico che volavano. Niente, raga, io devo andare che si è fatto tardi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto un po' di compagnia e alla prossima. Ciao! Domanda veloce. Se volete altri di questi racconti sui lavori vari. Ne ho fatti veramente tanti di lavori, eh. Fatemelo sapere, scrivetemelo giù. Guardo di là, ma io so che siete lì. Scrivetemelo giù, così io vi racconto altri aneddoti, ecco. Ciao, alla prossima!